Un saluto bello, amico, a tutti, di buona giornata, di buon cammino. Entriamo sempre più nel cuore del momento di avvento. E credo che tutti ci ricordiamo quando 2 settimane fa, introducendo un po' il momento d'avvento, avevo anche augurato di farsi un po' accompagnare da quello splendido salmo, brevissimo, ma che ci è molto familiare, anzi diversi mi avete detto che è proprio molto familiare. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. E siccome quando faccio le meditazioni le faccio anche per me, io non sono uno che parla e insegna, ma sono uno che cerca come tutti voi. Allora in queste 2 settimane l'ho pregato con calma questo salmo e mi si è davvero acceso come una luce, cioè è una preghiera capace di farti raccogliere tutto, memoria, sentimenti, sofferenze, fatiche, speranze, dolore, e istintivamente è il cammino di un viandante che si mette per strada per salire a Gerusalemme, ma pregandolo in questi giorni e in queste settimane mi sono accorto che fa da raccoglitore ordinato e profondo di tante emozioni. Emozioni che sento, emozioni che ci scambiamo, emozioni che leggiamo e che vediamo, emozioni che ci raggiungono. E allora sarà una meditazione che invita a scavare dentro, ma forse è la cosa che anche tutti aspettiamo di più. E allora procedo un po' così, in questa maniera semplice e nello stesso tempo con qualche affondo che vuole davvero dire: beh, entriamoci fino in fondo nella nostra interiorità, nel nostro cammino spirituale, nella nostra vicenda che stiamo tutti vivendo. Beh, queste sono parole non scritte prima del Salmo, ma questo è il secondo Salmo delle 15 Salmi delle Ascensioni. Qualche estate fa l'avevamo fatto, sono andato anche a rileggermi perché questo bravo amico Giorgio ci aveva fatto il libretto, molti l'avete anche preso, aveva ritrascritto tutto e certo mi riconosco nelle cose che ho detto, ma adesso mi accorgo che pregandolo in queste settimane, in questi mesi, lo preghi diversamente, o meglio ti cattura lui il Salmo diversamente. È una situazione di fatica quella quando il pellegrino incomincia a mettersi per strada e già qui ci troviamo a casa, no? La nostra, altro che se è una situazione di fatica, è un momento davvero difficile, ma il taglio di questa meditazione e di queste opportunità belle di ascolto della parola del Signore volge l'attenzione verso l'aspetto più personale, più tuo, più nostro, quello del nostro cammino di viandanti, del nostro cammino di fede. E allora in questa maniera ti accorgi che queste parole, e tra poco lo toccheremo con mano, andranno davvero a riattivare qualcosa che dentro di noi c'è, ma che facciamo fatica a ricomporre in unità. Tante preoccupazioni abbiamo per persone che conosciamo bene, per notizie che ci raggiungono, per chi non ce la fa, per chi non ce l'ha fatta, per chi è dentro una solitudine che ritiene un poco insopportabile, quindi malati che
continuano ad essere prigionieri di una paura e di un'attesa. E allora davvero ti senti sconcertato e insieme coinvolto, e arrivi a dirti: eccolo, sono cominciate anche per me da qui le riflessioni di sintesi, ma che fede è la mia? Ma io a chi sto credendo? A cosa sto credendo? Come mi sembra importante che questa domanda diventi dominante, perché questa è la domanda che davvero ti fotografa fino in fondo, non solo per quello che provi, per quello che conosci, per quello che sai, per quello che dici, per quello che speri, ma anche per quello che interiormente tu sei. E allora, come vorrei incoraggiare tutti a entrare con libertà in questo sentiero più personale, dove c'è la storia di ognuno di noi e dove solo uno può raccontare e conoscere la propria storia. Inizia il Salmo con quella espressione bellissima: alzo gli occhi verso i monti. Certo, lo voglio fare, perché sentiamo che è giusto farlo. E questo non è automatico. Siamo talmente assaliti da tante notizie, previsioni, commenti, numeri, colori che cambiano, che rischiamo davvero di conoscere, di essere influenzati da tutto questo, ed è logico che sia, ma la scelta di alzo gli occhi è una scelta tua. Questa non sta in nessun decreto. E questo è il livello più autentico dell'interiorità, perché altrimenti rimarremo sequestrati e invasi da tutto questo, quasi sommersi. Le notizie sono incalzanti. Come ne finisce una, ne comincia un'altra. Finisce la preoccupazione dei numeri, o meglio, si attenua la preoccupazione dei numeri e incomincia tutta la retorica e il discorso sulle feste di Natale. Non c'è tregua, non c'è tregua. E allora alzo gli occhi verso i monti. Questa è una scelta per entrare con libertà e con semplicità di cuore in questo livello. Questa è cosa tua, è cosa mia, è cosa nostra. Alzo gli occhi verso i monti. E allora questa può diventare davvero una meditazione particolarmente intensa, che ci può aiutare tanto. Vediamo che non è per nulla un fastidio per tutto quello che stiamo attraversando. No, questa non è una presa di distanza dalla storia che stiamo vivendo, per nulla. Non vogliamo minimamente sottrarci a questo. La vogliamo attraversare, questa storia, come tutti, e attraversarla limpidamente e con lucidità. Ma esattamente per questo scelgo di alzare gli occhi verso i monti, perché questo diventa davvero più libero possibile, soprattutto diventa tuo, vostro, di ciascuno di noi. Continua il Salmo con quella domanda: da dove mi verrà l'aiuto? Anche questo è uno squarcio che mi ha aperto un sentiero nuovo. Cioè, questa è anche un'invocazione, una domanda che è segno anche di uno smarrimento.
di una situazione non totalmente serena e pacificata. Da dove? Ma adesso come faccio a cavarmela? Come faremo a cavarcela? E questo è interrogativo che sta sulla bocca e nel cuore di tutti. Lo sentiamo come qualcosa di prezioso e di importante. E allora questo è l'invito a scavare. Prova a prenderla questa domanda. Ho provato e sto provando a prenderla anche per me. Da dove mi verrà l'aiuto? Ed è qui che mi si apre anche un'altra domanda. Poco fa vi dicevo, ma che fede è la mia? Adesso la domanda la svolgo come, ma chi sei, Signore, per me, per noi? Sei un'idea? Sei un sogno? Sei una parola importante? O diventi anche qualcosa di più? Perché non ti basta né il sogno, né la parola importante, né il nome. Hai bisogno davvero in questo momento, mentre stai cercando un aiuto, mentre stiamo cercando un aiuto, di aggrapparci a qualcuno che è reale, che ha davvero lo spessore di verità, che è una presenza che entra davvero nella nostra vita, perché non siamo ingenui, nessuno di noi vuole esserlo. Non è la moltiplicazione delle esperienze, né l'accumulo delle cose, tutto quello che ci può far trovare da dove viene l'aiuto. Saranno anche cose belle, ma l'aiuto che cerchiamo, è di un altro spessore. È un aiuto che va oltre, che ti chiede di guardare oltre, che ti conduce al di là di quello che già vedi. Prosegue il Salmo. Siamo dentro, ho fatto fatica a preparare questa meditazione perché era affollata di tante situazioni, notizie, volti, indicazioni. Quella risposta, il mio aiuto viene da Dio, come una voce che viene su dal fondo, da lontano. Il mio aiuto viene da Dio. Una voce che abbiamo sentito, che qualcuno ci ha raccontato e ci ha detto, ma noi, ciascuno di noi, l'ha sentita. Ha sentito parlare di Dio, ha sentito il volto e la parola di Gesù di Nazaret, ha sentito il Vangelo. E allora questi non sono pensieri astratti e lontani, ti dicono la serietà di una ricerca che hai, ti accorgi che questo è il sentiero verso cui incamminarsi per ritrovare ragioni e modi per farcela e per farcela bene. Donde mai mi viene l'aiuto? Le nostre stagioni della vita, le nostre esperienze vissute e che viviamo, in fondo ci dicono, senti, ma che relazione hai tu con Dio? Come lo vedi e come lo senti e come lo esprimi il tuo personale rapporto con Lui? E questo a me pare che sia un'apertura di prospettiva di straordinaria bellezza, perché abbini a questa domanda, ma se mi conoscesse,
se conoscesse il mio nome. Se addirittura lui è uno per cui io non sono né anonimo, né secondario, ma uno che ama, oh, questo sì, intuisco che potrebbe essere un aiuto. E qui tra poco lo sceglieremo, questo potrebbe. Io credo davvero che se andiamo avanti a pregare con queste parole, con questi sentimenti, diciamo qui viene il mio aiuto, da qui, da uno così. Prosegue il Salmo, ogni espressione, io ho proprio fatto passare tutte le righe del Salmo, quando dice il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra, e prosegue, non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Oh, vuol dire che le insidie rimangono. Nessuno di noi ha l'ingenuità di dire che la vita adesso è tutta in discesa. Anche l'aver colto la bellezza del nome e del volto di Dio non è ancora sufficiente. Le fatiche rimangono e sono davvero fatiche spesso ardue. Ma qui appunto la preghiera, perché è preghiera quella che sto commentando, eh? Il Salmo è una preghiera, non è un testo. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Forse non ce lo siamo mai immaginato così, il Signore, il custode dei nostri passi, della nostra vita, il custode che accompagna conquisti, conquiste e fatiche, dolori e gioie. Il custode non si addormenta mai, il custode di Israele. È una parola che avverti, ti entra dentro pacificante. Hai la sensazione che uno ti sguscia dalla solitudine, dalla paura della solitudine. Senti uno che ti custodisce, e se è uno che conosce il tuo nome, e se è uno che ha cura di te, tu esci da una cerchia di solitudine che rischia di inaridirti, che davvero come se paralizzasse le tue risorse e le tue capacità. Invece sentire di avere uno che accompagna e conosce il tuo andare sui sentieri della vita ti dà un senso profondo di interiore fiducia. Tra l'altro ne vediamo tanti, no? Di fratelli e di sorelle bravi, che hanno speranza, attive, che riescono a trovare il tempo anche per gli altri, che non sono rannicchiati e chiusi per una paura che non sanno dominare. Forse sono anche questi volti, sono anche i vostri volti che mi hanno aiutato e mi aiutano in questa meditazione a dirmi non si addormenta il custode di Israele. Siamo anche noi con la nostra vita. E questo che custodisce i tuoi passi ci ha regalato comunque la parola, la sua parola, anche quella che quest'oggi stiamo ascoltando, questa parola di un salmo che diventa preghiera di un popolo, di una folla. Quindi davvero com'è importante riconoscere che in questa tua, anche quando non vedi con chiarezza tutto, anche quando non riesci ancora a prevedere tutto,
né date, né esiti, né risultati, però non ti colpirà di giorno il sole. C'è uno che custodisce i tuoi passi, sostiene la tua fatica. E allora qui davvero ti si apre il cuore ad una speranza profonda. Ecco, a questo punto è diventata preghiera. Davvero è diventata preghiera. E mi accorgo che quando poi con calma lo riprenderete, questo Salmo 121 diventerà preghiera per ciascuno di voi. Magari la ascoltate in coppia, in gruppo, in casa. Questa cosa non vi sottrarrà la possibilità che diventi, anzi, magari diventa ancora più bella, una preghiera nostra, non solo fatta in segreto da te, ma anche fatta in maniera condivisa. La conclusione del Salmo, infine. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre, quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Ma allora mi custodisci sempre, Signore. Questo è davvero il regalo più grande che sentiamo, che sento, come quasi inimmaginabile in partenza. Ma adesso è proprio il Signore, Lui, il custode di Israele, a dircelo. Capisco perché questo Salmo in alcuni momenti della vita è diventato familiare e amico per tanti. Forse anche per questo adesso è nata l'esigenza di ascoltarlo insieme, noi che ci conosciamo e ci si vuole bene e abbiamo stima gli uni degli altri. Anzi, e questa è l'ultimo passaggio della meditazione, ma lo sento forte e confesso anche di fare fatica anche a condividerlo. Ma questo del per sempre, quando esci e quando entri, ora e per sempre, è l'unica cosa che ti rende capace di sfidare anche il pensiero della morte. E il pensiero della morte è diventato incalzante in questi mesi, perché dietro i numeri dei decessi abbiamo i volti, abbiamo le case, abbiamo i nostri nonni, abbiamo le persone a cui vogliamo bene. E ci fa paura, perché questo della morte sarà l'esperienza di ciascuno. E se lo dico non è certo per spaventare, ma per dire, guarda, il pensiero della morte non riuscirai mai a scacciarlo via. Anche se ti imponi, no, non ci penso più, non ce la farai. Non è pensabile. Non puoi farlo diventare una cosa che tu isoli come se non ti appartenesse. La cosa più saggia è di trovare qualcosa e qualcuno che sa realmente sostenere lo sguardo su questo pensiero. E mi chiedo se queste frasette ultime del Salmo non sono esattamente il baluardo che ti consente di guardare a tu per tu anche il dramma e il pensiero della morte. Questo è proprio importante, perché si vive comunque pacificati. Non sappiamo il come e quando, come non abbiamo saputo neanche il come e il quando di tanti che questa esperienza già l'hanno vissuta e magari ci stanno ascoltando nei contesti dove, nei luoghi di vita dove sono, continuano
ad avere uno sguardo affettuoso verso tutti noi. E riuscire a pregare questo salmo facendosi affollare da volti è la maniera più bella. E ho fatto una fatica grande, ma ho voluto farla perché questo, vedete, davvero riesce a riassumere dentro una preghiera, e una preghiera nostra, che facciamo nostra, riesce a riassumere il mondo emotivo che si muove dentro di noi. Ci voleva anche questo per sempre, da ora e per sempre. Sembra che ci dia un viatico anche per questo. Non avere paura, non si addormenta il custode di Israele. Sei caro al custode di Israele, conosce il tuo nome. Mi fermo qui, ho fatto fatica, dovevo combattere anche contro le emozioni, ma mi sembrava bella a questa terza tappa del tempo d'avvento dire qualcosa di profondamente personale, perché è nel cuore di ciascuno e di profondamente vero. E questo mi sembra veramente un aiuto bello con cui ci aiutiamo. Quindi la finale di questo salmo sembra volerci augurare, guarda, vedrai che non solo lo aspetti uno così, non solo gli vai incontro e lo vuoi accogliere, è uno che ti dà gioia sapere di poter incontrare e di essere incontrato da lui. Siamo al di là della vigilia che lui venga, siamo già dentro una relazione profonda di incontro. E allora sia un buon cammino per tutti, proprio buono. Viviamolo nella pace. E anche se assediati da tantissime voci, custodiamo questo percorso di interiorità e di preghiera. Ma non perché è qualcosa che non dobbiamo dimenticare, ma perché siamo noi. Abbiamo parlato di noi, lui ci ha parlato di noi, e allora io non mi butto via. La nostra vita non la buttiamo via, la teniamo stretta, e lui di questa vita ci ha parlato e ci parla. Buon cammino, con fiducia a tutti, buon avvento.